Hola a todos los amigos de Momento Latinos, bienvenidos. Estamos aquí con Dina Gracia. Era y gracias a tutti, un bacio a tutti, un saluto ai amici di Momento Latino. Ok, Dina, queremos contarle a los amigos que nos siguen a través de nuestro canal en Momento Latino, ¿cómo fue tu encuentro? ¿Cómo conociste la salsa? ¿Cómo conociste la danza caraíbica? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te gustó? Amore a prima vista, cioè praticamente io stavo in un locale a Napoli e senti, fui avvolta da questa musica perché ti prende proprio l'anima. E niente, mi iscrissi subito in una scuola della grande maestra Antonella Vallone e nel giro di pochi anni da allieva sono diventata collaboratrice e poi la stessa Antonella mi ha dato l'opportunità di insegnare perché lei mi diceva che io avevo nel DNA questa qualità, questa passione. E riuscivo perché mi rendevo conto che riuscivo a trasmettere questa passione anche alle persone meno capaci e quindi ci ho creduto e adesso insegno in un club, il club Damiani, da anni e la mia sfida, la mia soddisfazione è che io riesco a far danzare le persone, i senior, perché tutti hanno diritto a danzare, ad appassionarsi, ad amare queste danze caraibiche e quando li vedo in pista, cioè io mi emoziono perché riesco ad insegnare a persone che magari non hanno mai avuto approccio con la danza e quando li vedo lì è normale che il mio cuore proprio si riempie. Todo lo malo se va, se te va bailando, todas las heridas sanarán, bailando, bailando, bailando. Ok, entonces cuando conociste la salsa y empezaste a entrar en este maravilloso mundo, pienso que has querido aprofundir, ¿no? Pienso que has querido estudiar para poder bailar bien. Cuéntanos un poquito de tu percurso. ¿Cómo fue? ¿Con qué maestro que has conocido? ¿Qué has hecho? Premesso que io in effetti insegnavo già i social dance perché ho sempre amato la musica e quindi insegnavo questi social dance nel momento in cui però ho visto queste danze mi sono gettata nello studio perché è naturale, tu non puoi assolutamente coltivare una passione, quindi ho incominciato, mi sono messa a disposizione, sono andata a fare vari stage anche attraverso ci sono degli eventi tipo Salsa Festival oppure andavamo a Maratea e c'era sempre lì un qualcosa da imparare da questi grandi maestri, quali c'erano gli stage della grande Barbara Jimenez, la maestra che io adoro qui a Napoli è Roberta Piccolo e lei è anche insegnante di mia figlia, quindi c'è tanto da imparare, c'è sempre da imparare e non sentirsi mai arrivato, quindi anche se io sono grande io ho voglia sempre di imparare perché non si finisce mai, se tu vuoi essere forte e vuoi essere una persona in grado di poter fare questo lavoro che poi comunque è sempre passione, lo devi saper fare. Un bacio a tutti gli amici di Momento Latino e grazie per questa opportunità. Grazie. Momento Latino.